Buonasera a tutti, bentornati su Metro Napoli Web TV. Oggi abbiamo in studio un rappresentante del Movimento 5 Stelle, la cittadina senatrice o cittadina del Senato, ma ce lo spiega lei bene come si dice, Paola Nugnes, che è venuta qui a illustrarci qual è la posizione del Movimento 5 Stelle rispetto alla costruzione della città metropolitana e rispetto all'abolizione delle province. Devo dire che il Movimento 5 Stelle noi abbiamo seguito per ragioni anche di servizio il dibattito e devo dire che il Movimento 5 Stelle è stato tra i rappresentanti alla Camera, dove è stato già approvato il disegno di legge, più duri rispetto a quel Certo. disegno di legge. Su questo qual è la posizione del Movimento 5 Stelle? Sul disegno di legge Delrio in particolare. Sì, innanzitutto buonasera a tutti. Sì, io sono Paola Nugnes, cittadina al Senato, come diceva appunto lei. La questione è complessa, complessa innanzitutto perché si muove su tre livelli, su tre piani differenti che mi piacerebbe mantenere differente. Innanzitutto c'è da un lato l'esigenza di eliminare le province, mi scuso perché sono gioco in casa della provincia, ed è un tema che noi ribadiamo dalla campagna elettorale e si inserisce nella esigenza di eliminare gli enti inutili. Chiaramente questo non prevede il licenziamento di chi lavora oggi in provincia, ma semplicemente una ricollocazione. Perché? Perché eliminare le province? Perché innanzitutto sono degli enti, diciamo, inutili, soprattutto all'attualità. Già si parla di eliminare le province dalla Costituzione delle Regioni nel 71, eppure non si arriva mai a meta. Si creano, chiaramente, cosa determina la provincia? Un costo sicuramente eccessivo, soprattutto degli enti elettivi, un rallentamento burocratico. Si parla di semplificazioni che non devono assolutamente essere liberalizzazioni o deroghe agli strumenti di controllo, per esempio della pianificazione, ma sicuramente le sovrapposizioni, le ripetizioni possono essere talvolta costose e far perdere molto tempo, e questo sicuramente è un dato negativo. È anche una cosa urgente, urgente perché? Perché da quando sono state costituite le province non sono sempre aumentate, siamo 100, a 110 province, ma c'è la richiesta di costituirne ancora 26, quindi effettivamente è un costo che tende ad aumentare. E tra l'altro devo dire che con la possibilità, cioè con l'imminenza delle elezioni, è un problema che diventa sempre più urgente da affrontare. Questo è il primo livello, e quindi la nostra posizione. Poi c'è il livello del disegno di legge Delrio, se lei mi vuole No, 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 interrompere, è a no, 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 poi disposizione. la interrompo dopo. Allora, che va propagandando in giro di voler eliminare le province, ma questo non lo fa, come non lo ha fatto il decreto legge Monti, che la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale. Perché? Perché, come saprete meglio di me, le province sono state definite con una modifica del titolo quinto della Costituzione, con l'articolo 114, enti costituzionali, e quindi solo con una legge costituzionale possono essere eliminati. Questo non lo diciamo solo noi, ma lo dicono anche dei costituzionalisti come Carlo, che è uno dei saggi che si occupa di questo tema, il tema della revisione della Quindi Costituzione. questo Quindi riguarda la Delrio, non elimina le province. non elimina le province, Perfetto. non lo può fare, perché infatti c'è il rischio che la Corte Costituzionale trovi dei motivi Per la storici, verità, la come Delrio fa. non ha nessuna intenzione di eliminarla, tant'è E vero che la anche Delrio se ne lo fa, dice chiaramente che non l'elimina. però ne Infatti si fa una chiama certa progetto, propaganda disegno di legge di riordine. di riordino, va Perfetto. bene, però E c'è il anche terzo punto? una fase di propagandistica, diciamo, su questo. Il terzo punto è sicuramente la costituzione invece delle città metropolitane, Perfetto, allora ho che anticipato la mia nasce, domanda. sì, che nasce da, che dovrebbe nascere. Ecco, io su questo
freno moltissimo, perché innanzitutto non può essere, non deve essere un contenitore, un ennesimo contenitore. Dobbiamo capire che il concetto di città metropolitana deve nascere da un dibattito dal basso, deve nascere dall'esigenza dei territori che si vengono a costituire. Questo succede negli altri paesi europei ed è successo. In Francia, dopo un dibattito lungo di decenni, si costituiscono tre città metropolitane tradotte in italiano, mentre nel disegno di legge del Rio si parla di 18 in un periodo storico, culturale, dove il dibattito politico sul bene pubblico, bene comune, è a zero. Noi abbiamo, cioè se veniamo da decenni dove si è badato al padrone a casa mia, quindi abbiamo una cultura del territorio pari allo zero, una devastazione del territorio. Quindi mi consenta, se posso permettermi di riassumere, in realtà la posizione del Movimento 5 Stelle in questo momento è: noi siamo per l'eliminazione delle province, e devo dire siete sempre stati coerenti, tant'è perché non vi presentate neanche alle elezioni per le province. Quindi su questo è evidente. Il disegno di Rio è un disegno camuffato sull'eliminazione delle province, che in realtà non lo può fare, tenta un riordine e non ci riesce, però il Movimento 5 Stelle non è del tutto contrario alla costituzione della città metropolitana se segue un percorso preciso e che viene identificato, se ho capito bene, non in 18, allora, in 20, sì, in 10, allora, ma in qualcosa di ben più preciso. Siccome lei è un urbanista, da quello che ricordo, sono un architetto, quindi vabbè, ho fatto insomma, studi anche di urbanistica, quindi le volevo... Mi faccia capire una cosa, le faccio io una domanda. Sì. Quindi la costituzione della città metropolitana, indipendentemente dal disegno di Rio, è secondo lei un'occasione per un territorio particolare, allora, come quello della provincia? Sicuramente è un obiettivo, chiaramente le parlo dalla mia posizione e dalla mia formazione e quindi chiaramente non mi posso esimere da dare un giudizio che deriva dal mio bagaglio culturale. La questione va affrontata diciamo anche come proposta del movimento, probabilmente in altri ambiti. Ma è sicuramente un'esigenza che deve nascere dal territorio. Cioè io ci tengo a dirglielo, anche perché se noi usiamo dei contenitori vuoti semplicemente per riversare delle funzioni o anche delle poltrone, perché voglio dire, noi sapete, siamo equidistanti a PD e PDL, ma se poi deve essere un riversare di alcune prerogative di comuni che diventano la sostituzione delle province, però diciamo con una prevalenza politica di diversa linea di quella che le province avevano espresso, penso che stiamo facendo anche quindi un'operazione scorretta. Però, se ho capito bene, abbiamo compreso diciamo questo aspetto relativo alla necessità che il percorso nasca dal basso e quindi si costruisca una struttura che non sia rappresentativa sulle esigenze elettorali, politiche e così via. Però non mi sembra che ci sia da parte del Movimento 5 Stelle la necessità di poterla costruire. Soprattutto il Movimento 5 Stelle si pone in quest'ottica di ascolto dei territori e della necessità. Allora, innanzitutto noi dobbiamo questa era la domanda che ti ho fatta prima. Cioè, questo, la città metropolitana di Napoli, diciamo che per può essere un'occasione? Allora, sicuramente non deve essere la sostituzione delle province, perché altrimenti non abbiamo fatto niente. Deve nascere dall'osservazione della complessità. E quindi sicuramente ci sono in Italia delle complessità di aree urbane che necessitano di una riorganizzazione e di una, come dire, di una visione perfetto, più ampia. Perfetto. Diciamo che il dibattito urbanistico che si svolge da diversi decenni è quello che dovrebbe essere portato alla ribalta. Bisognerebbe, appunto, in tavoli anche di lavoro, far parlare le persone che da decenni si occupano dell'argomento, anche per trovare le soluzioni tecniche, perché per esempio negli anni 90 si diceva che il sindaco della città capoluogo avrebbe dovuto essere il sindaco della città metropolitana, però nel dibattito sembra che questa soluzione non sia risultata la migliore. Per trovare la migliore traduzione di questa esigenza, chiaramente bisogna aprire un ampio dibattito. Perfetto, quindi per concludere diciamo il dibattito, possiamo anche dire quindi che qualora si ragionasse
in questi termini, il Movimento 5 Stelle non vede negativamente la costituzione di una città metropolitana. No, 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 non stiamo parlando di relazioni con altri partiti. Sono No, molto netto. non Cioè, sono le l'idea di uniche cose che... costruire la città Allora, metropolitana di io le Napoli. ripeto, io le parlo dal mio... Allora, è un... Cioè, la domanda è questa. Sì, Cioè, sì. se si tratta di discutere della costruzione della città metropolitana, indipendentemente dal percorso, e se questo No, discorso si... indipendentemente dal percorso, ecco, questo non può No, no, essere. no, no, dico indipendentemente dal percorso che condivido personalmente, condivido e che ho capito molto chiaramente quale deve essere, non è quello della spending review, del risparmiamo, poi ricollochiamo i politici, sono perfettamente d'accordo. Qualora si ragionasse in termini del mondo della società civile, il mondo degli ingegneri, degli architetti, che puntassero alla costruzione della città metropolitana, il Movimento 5 Stelle Io sarebbe ripeto, in d'accordo. Francia se ne sono costituite Perfetto, solo perfetto. tre dopo 50 anni di Quindi, dibattito. Quindi io non sto parlando di voglio andare a... semplificare giusto per Sì. capire. Quindi il Movimento 5 Stelle no, è contro le province, per la chiusura Siamo delle contro province. tutti gli enti Perfetto, inutili che si vanno perfetto. a Però sovrapporre, non che hanno dei esclude la costi. possibilità della È costruzione della una città metropolitana. valutazione da fare, chiaramente è una valutazione Certo. non di creare un altro ente, ma di creare un'organizzazione sul territorio, l'organizzazione, quindi non una sovrapposizione di un altro Perfetto, ente con altri costi. chiarissimo, chiarissimo. Mentre quello che effettivamente invece viene a fare il disegno di legge del Rio, Assolutamente, perché il chiaro. disegno di legge del Rio, e non lo dico io, ma lo dice, lo dicono anche dei sindaci e persone che si occupano Devo proprio dire, di l'hanno detto organizzazione. quasi tutti quelli che Ecco, abbiamo sentito, questa è la verità. creerà grossissime difficoltà anche semplicemente nell'organizzazione. Tra l'altro, anche la Corte dei Conti ha detto che molto probabilmente ci sarà un aumento dei costi, perché nel momento in cui si prevede che se un terzo dei comuni non siano d'accordo alla costituzione di queste città metropolitane, che poi noi vediamo molto simili alle province in questo disegno di legge, quindi voglio dire tutt'altro a quello che potevamo avere in mente noi, si può costituire la provincia e la città metropolitana, e poi c'è anche la possibilità di creare dei consorzi di comuni. Quindi noi, là dove volevamo, avevamo l'esigenza anche, diciamo, per diciamo, andare a risparmiare, perché voglio dire, è un'esigenza sicuramente, quindi tagliando le spese inutili, eliminare enti, stiamo invece sovrapponendo ente su ente, quindi spesa su spesa. Perfetto, la Va ringrazio, bene, gentilissimo. d'accordo, grazie a tutti.